Silvio Pagliari, e con lui parliamo della figura che rappresenta quella del procuratore sportivo. Quando si ascolta questo termine, procuratore sportivo, si apre un mondo, si apre un film, e non sempre è un film bello a vedersi. Che cosa dice? Beh, ormai quando da tanti anni fai questa professione lo sai, sicuramente come in tutti i mestieri, no? Ci sono dei professionisti molto seri e bravi, altri magari un po' meno, ma questo come nel mestiere del giornalista, di tutti i mestieri. Ci sono, quando, purtroppo, sai, il discorso è anche un altro: quando si parla di procuratore sportivo si parla sempre, abbinato sempre al business, si parla sempre di soldi, non si parla mai del lavoro che uno fa dietro le quinte, non si parla mai dei 100.000 chilometri che fai all'anno solo sulla macchina e altrettanti in aereo, e non si parla mai di tutto quello che è l'altro mondo, che è quello del sacrificio, del lavoro, di tante ore al telefono, di tante giornate passate in macchina. Non si parla solo, si parla solo di un aspetto che è quello che la gente non conosce, che invece bisogna piano piano, anche come associazione, faccio parte del consiglio direttivo dell'Ajax, stiamo valutando di fare diversi corsi per istruire proprio la gente per quello che è, come hai detto te, il procuratore sportivo, che non è solo un mondo non bello, ma c'è anche un bel mondo. E se lei dovesse definire questa figura in due parole? Professionalità e serietà. E allora parliamo dell'argomento per cui l'AIA, che ha chiamato anche Silvio Pagliari, che è quello di un altro calcio possibile, soprattutto nel mondo giovanile. Ecco, come si accosta la figura del procuratore sportivo al mondo giovanile? Beh, io ho fatto la mia fortuna con i giovani, di conseguenza è stato sempre un binomio vincente. Io parto dal presupposto che bisogna sempre parlare chiaro sia con i ragazzi che con le famiglie. Non tutti nascono per fare i calciatori, non tutti possono fare i calciatori, purtroppo questo è diventato un mal comune, un pensiero brutto. Ecco, questo è un pensiero brutto, che tutti pensano che possono diventare calciatori. Io porto sempre il mio esempio, nella mia famiglia c'erano due grandi calciatori, Ivo che era un buon calciatore, io che ero un pessimo calciatore, mi sono divertito tra i dilettanti e ho fatto il mio percorso professionale in un altro senso. Non è che tutti possiamo giocare a calcio, purtroppo ci sono tanti settori giovanili che vedo che fanno dei percorsi sbagliati con i giovani, e per questo che poi magari non creiamo più i presupposti per far fare una bella carriera e non creiamo più tanti giovani forti, perché il percorso da fare è sbagliato sin dalla crescita. E allora, come si suol dire in natura, se il ramo non è secco e la pianta non viene annaffiata piano piano, non porterà mai grandi risultati. A parte le battute, io penso che dobbiamo rivedere un po' tutta la situazione del settore giovanile, partendo da questi campionati che sono sbagliati, fatti male. Vedo che però ultimamente c'è la volontà, almeno noto questo dopo 25 anni di carriera, noto questo, che c'è volontà di far bene. Però, ripeto, c'è un sistema che è sbagliato, che è quello che crediamo alla base, che tutti possono giocare a calcio. Io penso che tutti quanti noi, addetti ai lavori, bisogna dire la verità ai ragazzi. Non bisogna portarli in giro, né a loro né ai genitori, perché il calcio, purtroppo, se c'è una cosa che tra i direttori sportivi, allenatori, giornalisti e procuratori dice la verità, è solo il campo, il tappeto verde, e quello per fortuna non dice mai le bugie.